Buongiorno amici belli, oggi in questo nuovo video andiamo ad affrontare in belli una delle più grandi difficoltà in cui andiamo incontro quando andiamo a pesca di bass. Chi ha un acquario come me, io ne ho due, vedo che ogni volta che cambio l'acqua al mio acquario c'è un momento in cui i pesci sono totalmente apatici e non mangiano assolutamente niente, sembrano praticamente morti. E questo momento è esattamente quando io vado a cambiare l'acqua, quindi quando vado ad abbassare il livello dell'acqua. Il bass, come tutti gli altri pesci, sente questo abbassamento e diventa molto ma molto apatico. Questo è un periodo dell'anno dove i bass tendono a fare, purtroppo, ad avere questo atteggiamento. Perché? Perché siamo a fine estate e soprattutto nelle zone qua intorno a dove abito io, quindi la pianura padana, tutta l'acqua praticamente dei fiumi e buona parte anche dei laghi e dei canali che ci sono qua intorno serve per, intanto ho preso un pesce, serve per irrigare. Quindi, servendo per irrigare, i laghi calano drasticamente. È anche un bel pesce. Good fish. Vieni qua, fermo. Fermo. Yes! Non poteva cominciare meglio questo video. Lipless time. Come dicevo, questo abbassamento dell'acqua porta a irrigidire molto il pesce, a renderlo estremamente apatico e ad appoggiarlo letteralmente sul fondo. Quando viene a mancare l'acqua al bass è come se venisse a mancare l'aria a noi, ok? Quindi l'acqua comincia a calare e la prima cosa che succede è intanto le cover cominciano a scomparire, cioè le cover, che quando l'acqua è alta sono molto ricche perché comunque tendono ad allagare tutto lo specchio d'acqua, mentre invece quando cominciano a calare cominciano a diventare sempre di meno. E sappiamo benissimo che il bass è calamitato dalle cover, gli piacciono tantissimo le cover e sono il suo rifugio preferito. Quindi mano a mano che l'acqua comincia a calare, calano le cover, lui si sente un po' spaesato e quindi va a cercare l'unico rifugio che ha, quindi lo scalino e la profondità. Salvo che, come in un posto come questo, abbiamo ancora qualche cover in acqua. Andremo a vedere oggi nei dettagli le esche e soprattutto gli spot che io vado a utilizzare quando vedo che l'acqua comincia a calare. Let's go. La prima cosa comunque che vado a fare quando vedo il livello dell'acqua negli specchi d'acqua dove pesco di solito, che è comunque calata, mi immagino subito che il pesce appunto si sia spostato e si sia appoggiato in profondità oppure sia rimasto vicino alle cover che riesco a vedere, quelle molto presenti che riesco a vedere, tipo in questo caso una serie di erbai attaccati alla sponda che sono nati appunto quando il livello era un pochino più alto e adesso sono rimasti ancora abbastanza vivi, però ovviamente la prima parte che era quella attaccata all'acqua è totalmente fuori, quindi c'è rimasta quella parte un pochino sotto. Ora qua dobbiamo fare una, secondo me, una differenziazione di questi spot, perché alcuni spot quando l'acqua cala comunque sotto ci resta un po' di profondità e un po' di luce, mentre invece in altre condizioni capita purtroppo che appena cala un po' d'acqua quella bella cover dove prima c'era magari un metro e mezzo di profondità, ecco che ci sono 30 centimetri e diventa una cover totalmente infruttuosa. Eccolo qua uno, eccolo qui. Esattamente in questa zona un po' più ricca di cover c'era un pesce nelle poche cover rimaste. Bello pesce. Una bella taglia. Fatto un bellissimo attacco fuori dall'erba. Guardate che bello che è. Bellissimo, una bella bocca grande, bellissimo local, un pesce nato qua, guardate che bello con la bocca grande,
sempre un po' magretti a fine estate, perché c'è molto molto caldo, quindi bruciano moltissima energia e quindi diventano molto molto magri. Questo probabilmente è il periodo dell'anno, insieme al post frega, dove troviamo i pesci più magri di tutti. Quindi cosa ho fatto questa mattina? Appena ho calato il belly, ho subito iniziato a bombardare la zona dove ho visto che c'era ancora della cover presente in acqua, e anche in maniera abbondante. Quello che c'è rimasto fondamentalmente dopo un calo di almeno un metro e mezzo tranquillamente in questo periodo estivo è l'erbaio. Un erbaio che io posso affrontare in tanti modi, anche perché è un erbaio comunque che è nato anche appena giù in profondità, e questo mi aiuta sicuramente tanto. E infatti questa mattina, visto che c'è un pochino freschino, lo sto battendo a lipless. Voi mi direte: Quinta, ma come mai tu tutte le volte a giugno, luglio peschi sempre a rana tutte le mattine? È vero, è verissimo, io pesco sempre a galla praticamente da giugno in poi fino a fine settembre, però questa mattina, visto e considerato che c'è molta luce e visto e considerato comunque che questo erbaio è molto bello, ma si sta riducendo sempre più, penso che il pesce sia leggermente appoggiato o appena sospeso. Il lipless in questo caso è un'ottima esca, ma anche poi alla fine uno spinnerino piccolo, un cranchetto, ma anche un jerk, tutte esche che stanno abbastanza sospese, diciamo, quindi stanno in questa zona d'acqua a mezz'acqua, anche se comunque il lipless io posso anche recuperarlo direttamente sul fondo, perché come sto facendo in questo caso lo faccio affondare e lo faccio arrivare sul fondo in mezzo all'erba, poi piano piano lo rippo oppure lo recupero in maniera un pochino più costante, faccio un po' di stop and go e cerco di capire il pesce se reagisce o non reagisce. Quindi questo sicuramente può essere un buon inizio di giornata. Ovvio, avrei potuto cominciare a rana anche qua, quindi per cercare di intercettare i pesci che ci sono al di sopra delle ultime cover rimaste. Il problema è che secondo me quando ci sono queste condizioni il pesce tende a stare più nella parte sospesa bassa dello specchio d'acqua e un po' meno nella parte superficiale. Probabilmente ci possono essere delle condizioni invece più magari cielo nuvoloso, un po' di vento più importante e una condizione più da reaction, allora avrei pescato tranquillamente a galla, che è una tecnica appunto in queste condizioni anche in acqua bassa funziona. Allora, ricordatevi che comunque quando l'acqua continua a calare e il pesce sente mancare ossigeno tra virgolette nell'acqua, tende ad appoggiarsi sempre di più e a sospendere. Quindi qua io oggi pescherò prevalentemente sospeso o leggermente appoggiato, poi ovviamente farò anche qualche lancio al di sopra delle cover che ci sono rimaste, perché comunque è sempre uno spot dove il bass ci sarà, è molto calamitato dalle poche cover che resteranno comunque in acqua. Quindi insisteteci molto, e secondo me la prima cosa che dovete fare quando andate in uno spot dove l'acqua sta calando, andare a cercare le ultime cover rimaste, poi faremo il resto. Bella mangiata, bella, grande mangiata, grande mangiata, molto bella questa mangiata, non è enorme ma super mangiata, gorgata brutale. Guarda che bellissimo pesciotto, guarda che bello che è, super mangiata ma è piccolo, super mangiata ma è piccolo, però niente male, grazie. Da notare come questo pesce abbia mangiato sull'ultimo bordo dell'erba, non ha mangiato contro la sponda, ma ha mangiato sull'erba più esposta, ovviamente quella che dicevo prima che ha un pochino più di profondità, e questo aiuta sicuramente il pesce a stazionare ancora in quelle zone, cioè l'erba più esterna. A volte quando l'acqua cala, non concentratevi troppo sulle erbe vicino a riva con poca profondità, ma state più su quella più profonda. Sto battendo questa zona perché è ancora all'ombra, quindi questa mattina ho detto proviamo un po', dopo il primo pesce preso a lipless, ho detto visto e considerato che le cover sono ancora interessanti,
proviamo a pescare a gerti, che è un'esca che sta sospesa, quindi questo aiuta veramente tantissimo. E poi perché appunto ci sono ancora queste zone ancora abbastanza ricche di cover, che però vedete hanno sempre meno acqua. Come vedete la riga che c'è, che si vede di dov'era l'acqua nei mesi scorsi, è abbastanza presente e abbastanza importante da vedere. Vediamo che appunto ci manca ma tranquillamente un metro d'acqua senza dubbio, quindi molte cover che prima erano coperte adesso non lo sono più, quindi il bass tende a sospendere ancora intorno a queste cover, però non nella maniera in cui faceva prima, mangia spesso molto fuori. Piccola bollatina, pesce, questo era piccolo, questo è un altro dei problemi che ci può essere, appunto è questo, che i pesci piccoli rimangono nell'erba in acqua bassa, mentre invece il bass più bello tende a stare intorno alle zone un pochino più profonde. Bene, cosa fare quando l'acqua si abbassa? Che esche andare a utilizzare? Le esche che io vado a utilizzare di solito sono esche abbastanza piccole. Ho notato che in questo periodo, quando l'acqua si abbassa, il pesce mangia su cose abbastanza piccole, appunto perché la sua attività e il suo modo di vivere questo abbassamento è molto... è poco carico, ok? È proprio molto molto apatico, letargico. È anche appoggiato sul fondo, letteralmente disteso. Quindi quelle tecniche dove dobbiamo mettergli l'esca davanti al naso in maniera molto lenta e con qualcosa di molto piccolo fanno, secondo me, la differenza. Quindi tutto quello che vado ad utilizzare in questo periodo sono esche comunque abbastanza contenute, intorno ai 4 pollici, dai 4 pollici in giù. Sia che sia un piccolo gamberetto, sia che sia un piccolo verme, sia che sia anche un lipless, no? Come ho fatto vedere prima, io pescavo con un lipless, che è un'esca più piccola, del classico crank un po' troppo abbondante magari, e che fa queste vibrazioni un pochino più strette. Anche un piccolo giarchetto va molto bene, però in linea generale tendo a utilizzare comunque delle esche abbastanza strette, anche una misura come questa, quindi un 2.8, in questo caso un'esca dritta, è galleggiante, che va molto bene in questo periodo, perché comunque quando peschiamo a drop shot l'esca rimane leggermente staccata dal fondale, resta molto fermo, riusciamo a farla vibrare in maniera molto interessante e il pesce è un pochino più invogliato ad attaccarla. E poi anche esca molto piccola, appunto con un 6 cm, come in questo caso un Imoke Mushi, conoscete, ve l'ho fatto vedere anche nell'altro video. Altra esca molto interessante in questo periodo, un drittino come questo, che è il Pindi, quindi un vermettino dritto da lanciare completamente spiombato, tipo questo, completamente spiombato, va molto bene, ha questa colorazione anche poi naturale ed è un 3.8, quindi tutte queste piccole eschette da presentare letteralmente in faccia al pesce. Quali sono gli spot principali? Gli spot principali sono, come vi dicevo prima, quelli che dove c'è ancora un po' di cover in acqua, però con un po' di profondità sotto. Ma gli scalini, secondo me, rendono molto di più. E un altro spot fantastico è le cover sommerse sullo scalino. Quando l'acqua cala molto rapidamente, ci sono alcune zone, che sono quasi sempre quelle un pochino più in profondità, dove ci sono anche degli ostacoli, quindi un grosso albero sommerso sul fondo va molto bene. Gli erbai sommersi, quelli che sono giù in profondità, vanno molto bene piuttosto che quelli a vista. Quelli a vista spesso portano pesci medio piccoli, magari la mattina qualche pesciotto in più lo possiamo anche trovare sugli erbai a vista, ma poi man mano che sale il sole il pesce deve andare sempre più giù, appoggiarsi sullo scalino e andare su quelle cover che trova giù in profondità. Quindi salti di profondità e eventualmente dell'erba sommersa o degli alberi sommersi o tutto quello che può trovare giù in profondità piuttosto che molto vicino a riva. Niente male in questo periodo dell'anno i fluke oppure i piccoli sciaddini con la codina padella innescati a testa piombata, no? Tipo gli shiner, tutte queste tipologie di sciaddini con la codina padella, che quando li montiamo su una testa piombata scendono e fanno questo movimento di codina che attira il pesce anche da abbastanza lontano, e quando arriva giù sul fondo, facendolo saltellare oppure recuperandolo molto lento sul fondo, può aiutare veramente. Quindi tutto quello che
è piccolo, resta vicino al fondo e ci resta per tanto tempo in mezzo a cover sommerso, secondo me è la chiave per catturare dei pesci quando l'acqua inizia a calare e quindi la nostra difficoltà a trovare gli spot è sempre più grande. Lipless ha colpito ancora. Lipless ha colpito ancora. Battere acqua con esche medio-piccole va molto bene. Pesce che si è catapultato sul lipless letteralmente appena fuori dall'erba, quella leggermente più profonda. Un'altra cattura lipless. Volevo cominciare a pensare di pescare giù in profondità con drop shot e schine piccole, ma credo che non lo farò, continuerò a lipless perché è troppo divertente. Sto letteralmente pescando al bordo, quindi dove appunto c'è un pochino più di profondità. Ho anche un recupero abbastanza lento, che è abbastanza insolito per il lipless. Di solito io lo recupero un pochino più veloce e invece adesso lo sto recuperando lento. Ho un recupero 6-3, anche qua è un po' strano perché di solito io tendo sempre a utilizzare a lipless un 6-6 o un 6-8, ma avendo in belly e avendo la canna da crank montata con un 6-2, allora provo a rallentare un po' il mio movimento. Sto trovando delle buone catture, sto trovando anche qualche pesce di taglia varia, quindi non solamente pesci belli ma anche pesciotti di taglia media, quindi c'è un po' di venticello. Vado avanti ancora un po' a pescare così. Avevo già pronto tutte le canne per pescare a drop, ma questo venticello qua mi ha detto di continuare a provare a bombardare la sponda e a battere acqua con un'eschetta piccola come il lipless. Potrei anche provare eventualmente con un piccolo cranchetto, anche il crank potrebbe fare veramente bene. Magari adesso faccio ancora qualche lancia lipless perché mi sta rendendo, e poi montare un cranchettino, però che deve fare delle vibrazioni molto strette. Non voglio vibrazioni troppo ampie perché in questi momenti il pesce vuole vibrazioni strette. Raga, qui tira una brutta aria, temporali in arrivo. Spero che questo breve video vi sia stato utile. Oggi la giornata è andata abbastanza bene, ho preso qualche bel pesciotto, quasi tutti veloci, quindi lipless e fluke, quindi jerk. Ma ricordatevi che oggi c'era una bella giornata con un po' di vento che aiutava sicuramente l'attività del pesce, ma se per caso trovate in queste condizioni, cioè con acqua estremamente bassa che continua a calare giorno per giorno e condizioni di zero vento, ricordatevi di impugnare la canna da spinning e di pescare le cover profonde, che vi aiuteranno sicuramente non solo a scappottare ma spesso a catturare anche un bel pesce. Quindi amici miei, io vi saluto, come sempre noi ci vediamo sui social tutti i giorni, in particolare su Instagram. Mettete like al video, condividete, iscrivetevi e come sempre in bocca al bass, let's go!